tanto per lavoro, ma penso anche per piacere. E credo che soltanto il viaggiatore possa sperimentare, diciamo, la nostalgia di lasciare per sempre qualcosa che magari incontra e che ama e che ha amato. E l'arte, in particolare la scrittura, ma nel caso specifico, a parte so che anche lei ha scritto dei libri, ma in questo caso la pittura, forse è l'unico modo per riscattare questa sofferenza, diciamo. Sì, io credo che per me quello che è molto importante, quello che mi ha spinto è la nostalgia. Io devo dire che avevo fatto nei miei viaggi da quelle parti molte fotografie che ho tenuto per anni interi. Quei libroni rossi che vede, su cui io sto lavorando e ho lavorato per cose, sono pieni di fotografie fatte negli anni 70, negli anni 80. Poi improvvisamente, un paio d'anni fa, mi è venuto questo rigurgito, questa nostalgia di questi posti, per cui ho sentito la necessità di riprodurre questi posti in quadri, in disegni, in opere pittoriche. Sì, Quindi perché c'è assolutamente la nostalgia. no, ma c'è anche una sofferenza, diciamo, come Beh, nostalgia. sofferenza, la nostalgia è sempre un po' sofferente perché io tra l'altro sono molto restio.